Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. E siamo qui, ragazzi, con l'ultima. No, abbiamo fatto un po' un giro um, in casa di tutte le sorelle Cooper. Uh, in casa o nella giungla, <ride> insomma ragazzi. E siamo qui con la nostra Mirtilla Diciamo la sorella un po' più tormentata, ragazzi. Sono quasi le 8 di sera e lei è qui fuori nevica. Notate ragazzi, vi mostro il panorama. Che panorama! Guardate che meraviglia, ragazzi. Veramente uno spettacolo. Io adoro San Myshuno ragazzi. È veramente stupenda. E la nostra è qui ragazzi in casa, uh, si annoia, vedete, mm, sta qua, no? Non ha mm, granché da fare, ora viene qui ragazzi, io immagino perché sta bene, cioè non, non è nemmeno affamata, insomma, no? Quindi verrà qui secondo me, vai qui tesoro, e... Mm, servi un vassoio di bevande, guarda. Perché... Mh, cosa faccio? Cammina un po' avanti e indietro per casa, ragazzi, si sta annoiando. Quindi, ma sì, perché non concedersi un buon drink, sta pensando, no? Forse anche più di un... <ride> ragazzi, perché? Oh, bene. Prendi una bevanda, tesoro. E la nostra, ragazzi, dicevo, si annoia, perché... E qui non... Uh... Fai zapping proprio perché sei annoiata, guarda. Da qui, ragazzi, che non sa proprio cosa fare, vedete, non trova pace. Sorseggia il suo drink. Mm, e cambia continuamente così, diciamo, canale. Perché è annoiata, poi spegne. Insomma, ragazzi, non lo sa nemmeno lei. Non ha Non si dà pace. Perché, ragazzi, fondamentalmente... Bevi ancora tesoro, prendi una bevanda perché la nostra, come potete vedere, non ha neanche più un lavoro. Ebbene sì, ragazzi miei. La nostra Mirtilla non ha un lavoro. Perché notate il ricco conto in banca, ragazzi. Sappiamo che sta con un uomo che le permette di vivere in questa reggia. Perché ovviamente, ragazzi... Mh, se dovessimo calcolare le possibilità economiche di Mirtilla senza, no, questo donatore, diciamo eh, Altro che vive bene una catapecchia e, e quindi non ha bisogno di lavorare lei, ragazzi Però, diciamo che all'inizio era un'idea che l'entusiasmava parecchio Ora, ragazzi, si annoia perché cosa faccio tutto il giorno? Cioè, è annoiata, ragazzi, è veramente annoiata Quindi prende un'altra bevanda eh ci diamo giù eh tesoro Eh sì ragazzi non sa so nemmeno lei cosa fare vedete non niente attira la sua attenzione in questo momento eh, è seccata ragazzi perché vorrebbe come dire ehm, avere un interesse invece si è resa conto ragazzi che sebbene all'inizio non avesse preso male l'idea di non lavorare più perché questa persona le ha detto scusa, ma che lavori a fare? Cioè, ti do io tutto, quello, tutto ciò di cui tu hai bisogno. Una ragazza bella e giovane come te non dovrebbe faticare, no? Ah, eh, ragazzi, all'inizio ovviamente era divertente come idea. Poi col passare del tempo, dei giorni, ragazzi, la vita è sempre uguale. Non ha granché da fare. La sua famiglia non le parla. Perché, eh, o comunque, ecco, si vedono soltanto alle feste comandate, diciamo, no? e quando si vedono non è che sia proprio tutto rosa e fiori eh sì ragazzi diciamo che in questo momento te addirittura due lavastoviglie tesoro complimenti in questo momento eh, la sua vita è parecchio ma parecchio monotona ragazzi lei si stufa si scoccia si annoia il non fare il dolce far niente non è poi così dolce comunque per la nostra Mirtilla che va in bagno, e poi sì, come impiegare il proprio tempo, magari con un allenamento, perché lei deve, ragazzi, tenersi in forma. Perché vi ricordo che la nostra diciamo che fondamentalmente ha una relazione, diciamo principalmente con quest'uomo. Però, ragazzi, ehm, non è l'unico. Non è l'unico uomo, diciamo, con cui la nostra eh, si intrattiene in dolce compagnia. E quindi, eh, insomma, l'immagine conta, perché se devi tenerteli stretti, l'immagine conta, fondamentalmente, questo è il ragionamento che fa lei. Quindi sì, tesoro, vai qua nella tua, praticamente, grotta delle meraviglie, ecco. E sì, la nostra no, ha preso questo come obiettivo, mantenersi in forma, quantomeno. Eh, perché sì, ragazzi, non sa proprio cosa fare durante durante la giornata, cioè non lavora più, però c'è un'idea che da un po' le ronza in questa testolina rossa, ragazzi. Perché sì, lei questi soldi, per carità, bello può fare tutto quello che vuole. Ha la casa dotata di mille comfort, ragazzi, però fondamentalmente si stufa. Eh, è annoiata, ma proprio tanto, ragazzi, è annoiata, e quindi. Mh, ha bisogno di nuove sfide, di nuovi stimoli, una può essere appunto cercare sempre di mantenersi in forma, cercare di no, essere perfetta, raggiungere la perfezione o comunque mantenere la perfezione, visto che lei è già perfetta. Eh, voglio dire, scherziamo, ragazzi, una come lei. No, vieni qua tesoro. Um... <ride> sì, vabbè. Eh, dicevo, mm, datti una sistemata, eh perché è ovvio, no, devi controllarti che tutto sì, perfetto vedete lei è qui che uh -huh. si sì. dovrò fare un trattamento per la pelle mm. Mm, Sì, non ho certo bisogno di... di ritocchini io come la moglie del resto eh tesoro in realtà voglio dire questo lo pensi tu ma non è detto che la moglie abbia bisogno di ritocchini però lei, ragazzi, ovviamente, diciamocelo apertamente, non è innamorata di quest'uomo, cioè. Se lo tiene stretto, perché comunque le conviene. Perché le permette di vivere nel lusso, le permette di stare a casa senza muovere un dito, le permette di avere tutte le tutto ciò che vuole, comunque, no? Tutti gli viaggi, eccetera. Però, ripeto, comunque la nostra Mirtilla non ha un caratterino semplice, ragazze. Non è una tipetta, no, che. Non ha bisogno di sfide Quindi fatti una doccia fredda Va che è meglio E come se ne ha bisogno Lei ragazzi sappiamo che ha un carattere Non proprio semplicissimo E che ha sempre costantemente bisogno Comunque di mettersi alla prova O che sia per una conquista ragazzi O che sia per qualcos'altro Mirtilla non riesce a stare con le mani in mano perlomeno non per tanto tempo E quindi un'idea Inizia come dire no A ronzarle nella sua, come dicevo poco fa, testolina. E qual è l'idea, ragazzi? Ora vi mostro qual è. Tesoro, vuoi morirti di freddo? Direi che non è proprio il caso. Guarda, abiti, cambia abito. Ecco questo. Eh, sì, perché dicevo, eh, lei qualcosa si deve inventare, ragazzi. Quindi a questo punto, dopo una bella doccia, mentre è qui che si rilassa, ragazzi, eh, diciamo che, come posso dire, vuole, fra virgolette, definire un attimino di più i dettagli di questa sua no, idea. E immagino che stia qui, ragazzi, a pensare e ripensare. Ma quale sarà l'idea che la nostra ha avuto? Vedete eh, che dura sta vita ragazzi, eh? la sauna, un po' di corsetta, bere, stare davanti alla tv a non fare niente, è una vita che proprio grama tesoro effettivamente. L'idea c'è ragazzi, però ovviamente più che altro è un'idea un po' fra virgolette diciamo rischiosa. Perché bisogna investire. Ma lei fondamentalmente non è che la preoccupa l'aspetto economico. Perché al di là del fatto, ragazzi, che il conto in banca è parecchio sostanzioso, fondamentalmente, ragazzi, ehm, sa che il suo uomo, uno dei tanti comunque, la sosterrebbe in questa no? idea, in questo progetto. Quindi, tesoro, ti sei rilassata perché eri così tesa? Guarda che effettivamente ne avevi bisogno. Quindi, ragazzi, io già me la immagino che verrà qui. Siediti, tesoro. Vuoi morirti di nuovo di freddo? Fai un po' come cappero, ti pare. Su, per favore, cambiati d'abito. Ragazzi, questa veramente vuol morire di freddo. Cambiati d'abito, tesoro è fondamentale il cambio d'abito e si siede ragazzi qui vedete non cioè, ovviamente si fanno le 2 del mattino ragazzi ma perché non ha un tiro da fare tutto il giorno quindi non può essere stanca ragazzi a quest'ora e come dire inizierà un po' a guardare no? immaginiamo che con lo smartphone come possiamo vediamo un secondo ragazzi acquista regali eh, come minimo guarda come minimo allora, innanzitutto chiamerà un servizio ragazzi. La prima cosa proprio perché voglio dire, lei Lei che fa le pulizie? No, lui le aveva detto che poteva assumere una donna delle pulizie. Quindi non so chi, chi le risponderà alle due del mattino. Però, sì, eh, per i ricconi, <ride> diciamo eh, la società è sempre aperta. Quindi, sì, e a questo punto io immagino. Dov'è? Dov'è? Che lei navigherà su internet, ragazzi Per fare una ricerca Sicuramente, ecco, il fumetto, ragazzi, aveva Fatto la ricerca sbagliata Cosa starà cercando la nostra Mirtilla, ragazzi? È parecchio Presa Quindi navigherà più di una volta su internet Perché immaginiamo, ragazzi, stia facendo proprio Una ricerca Perché questa idea che le frulla nella testolina, ragazzi, le piace. Diciamo che fondamentalmente rispetto alle sue sorelle è l'unica ragazza a non aver ancora trovato la sua strada. Poi sicuramente la sua è una strada, diciamo, resa più semplice dal fatto che lei ha Calappia uomini fondamentalmente, però eh, non ha ancora trovato la sua strada per sentirsi pienamente soddisfatta della sua vita, ragazzi, quindi Dopo, ecco, non voglio rischiare di fare qualche lamata, anche se, non anche se non vado io a rimetterci con i Simoleon, però non voglio rischiare poi, ovviamente, ragazzi, nella sua testa sta pensando che magari faccio qualche cavolata, no? Lui possa come dire, no, uh, farsi girare il plumbob e magari tagliarmi i fondi. Diciamo così, ragazzi. La ricerca, ragazzi, è terminata e la nostra qua che è scomodità. Aia, ah, sembra di essere seduti sulle rocce, povera! È di bassa qualità, certo. E, e dopo aver terminato la sua ricerca, la nostra, ragazzi, visto che sono le tre passate a questo punto. Andrà a fare il suo riposino di bellezza, perché eh, ragazzi deve per forza, no? Eh, deve dormire, perché altrimenti come, come fa a mantenere la pelle giovine e splendente? Perché poi al mattino vuole chiamare qualcuno. Innanzitutto attuare il suo piano, anzi direi... Visto che è ancora un po' alticcia... Anzi, farei un'altra cosa, ragazzi: sono le tre e visto che la nostra era già alticcia prima, ora si prende una bevanda perché, ecco, no, è eh, la scomodità dei mobili, ovvio. Si beve l'ultima bevanda rimasta, ragazzi. E complice il fatto che è alticcia, complice il fatto che non sa cosa cappero fare della sua vita, complice anche il fatto che tanto sta con un uomo che non avrà mai il coraggio di dirle di no virgolette fa il passo più lungo della gamba ragazzi Apparentemente eh Apparentemente fa il passo più lungo della gamba Quindi cerca un lavoro Tanto i soldi non saranno certo un problema Me li presterà Eh sì ragazzi perché la nostra Cosa state pensando voi? Le è venuta la fantasia di buttarsi nel mondo dello spettacolo e fare l'attrice? No, non è questo, ragazzi. Di sicuro non potrebbe mai fare la detective. Un medico, per carità. Una scienziata, lei no. Troppa fatica. Un agente segreto, un astronauta, un atleta. No, 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 no ragazzi. Troppa roba impegnativa. Ma questo, questo fa per lei. Identificando i colori giusti, i motivi di tendenza, gli abbinamenti di completi sconosciuti al grande pubblico e riconoscendo la persona più idonea a fare da tramite per simili intuizioni, l'influencer di stili può orientare il mondo verso un fine più coerente. Rami della carriera, creatrice di tendenze, stilista la nostra, io la vedo bene in entrambi, no? <ride> Insomma, gli step lavorativi, ma la nostra... È proprio questo che hai in mente, ragazzi. Perché non aprire? Io che ho tanta classe, io che sono così bella, io che ho no, uno stile tutto mio molto particolare. Perché non darmi alla moda? Eh, certo, voglio dire, tutti i giorni, no? E quindi si sì, lavora ora come prosatrice, scusate, di vestimenta presso Smog. Smog, ragazzi, vabbè. Incorporation inizierà mercoledì alle 10 assegnazione. Dotti lì a scrivi un articolo. Deve rilanciarsi accettando l'assegnazione. Ma certo, eh, deve scrivere due articoli, quindi ripulisci tesoro. E visto che um, fondamentalmente, io per lei ho immaginato, ragazzi, un po' di più, un po', un po di più la carriera da stilista. Eh, ragazzi, eh, all'inizio comunque bisogna, no? Avere delle basi solide dal punto di vista economico per investire, perché comunque eh, lo stilista mh, investe anche su se stesso, diciamo. Quindi, e lei ovviamente investe con i soldi degli altri, siamo bravi tutti così. E quindi, complice il fatto che aveva anche preso una mezza sbronza, ragazzi, la nostra si è lanciata in questa carriera. Ora, il fatto è che. In tutto e per tutto dovrà essere, a parte ecco, no, eh, tipo scrive un articolo, vabbè, lei è appassionata di moda, perché me la immagino ragazzi, no, comunque, su questo stile qua, vi ricordo anche i suoi tratti, vedete, a parte già il fatto che lei comunque vuole essere un leader della comitiva, quindi una che piace stare al centro dell'attenzione, me la, cioè l'ho sempre comunque vista, ragazzi, una molto curata, una molto, no, poi è una tipa snob, perfida, perché, vabbè <ride> Sappiamo, e odia i bambini, vabbè, l'abbiamo ampiamente capito. E quindi sì, lei fondamentalmente, ragazzi, sa, sa che può farcela non da sola, certo, ha bisogno di un aiuto economico. E come la prenderà questa persona quando lei fra poche ore la contatterà per dire: Guarda, stai pronto perché hai da sganciare il Simone. Eh sì, ragazzi, come la prenderà? Arriva il giorno dopo, ragazzi. E è ora di colazione, la nostra sta qui e ecco dopo aver concluso l'ennesima telefonata con una sua amicona riccone, chiama la persona interessata. Tesoro, corri subito perché dobbiamo preparare. Mm, sto preparando la collezione e dobbiamo parlare di una cosa. E lui, ma lo sai, eh, io non posso, insomma, ehm... lo sai com'è la situazione qui a casa. Non mi importa, raggiungimi subito perché devo parlarti di una cosa fantastica. Non vuoi che chiami tua moglie, vero? Ma certo, cara, arrivo subito. Guarda, mi precipito. Bene, eh? Sì, ragazzi, la nostra sesta è convincente, ed è qui a preparare la colazione. Ora, il fatto che a malapena ragazzi sappia tagliare una mela um, è piuttosto irrilevante perché lei è qui pronta. Scusate, a ricevere il suo innamorato, chiamiamolo così, o meglio il suo finanziatore, colui che dovrà investire in, suo, in questo suo progetto. E ragazzi, sarà un'idea così strampalata, un'idea del momento? Sappiamo ormai com'è fatta Myrtille, è una che si lascia prendere, travolgere dalle cose... Eh, però poi, insomma, oh, la morte sua tesoro, questo è il tocco finale, brava, così ti voglio e, Oppure, ragazzi, sarà veramente qualcosa, cioè sarà la svolta della sua vita Sarà qualcosa che veramente le appartiene, questa idea che lei ha avuto, questo lavoro, no? Una fantasia, ragazzi, o qualcosa di concreto, chissà Così, ragazzi, dopo aver lasciato qui la colazione, non so, ragazzi, farà una, sarà una schifezza. È pronta ad accogliere il suo ospite che è appena arrivato. Andiamo a vedere chi è. Tesoro, ti ho detto mille volte che non puoi chiamarmi quando sono con mia moglie. Ma dai, caro, sai che mi farò perdonare più tardi. Beh, ok, se dici così. Ho um, una cosa importante... Ti devo parlare, ma prima baciami. Ho sentito tantissimo la tua mancanza. Beh, anch'io non vedevo l'ora di vederti. Uh, ragazzi, ora io ve lo mostro da vicino. Forse voi non l'avete riconosciuto ancora. Di chi si tratta, chi è questo tizio? Sarà forse lui il Maurizio Alberghini? E eh beh, sì, ragazzi, è Maurizio Alberghini. Che guardatelo! Guardatelo come si presenta quando deve andare da lei la nostra, ovviamente... Eh, cioè... Lo ha, diciamo, sistemato per bene perché quando è iniziata questa relazione eh, è stata chiara, ha detto, senti guarda, capisci bene che se vuoi stare con me ti devi dare un po' una, una sistemata, ecco. Eh sì, il nostro non è addirittura andato a lavorare pur di venire qui da lei, perché quando chiama... Eh, corre subito. Tesoro, ho preso subito la macchina e sono venuto qui. Quale macchina? Non lo so. Però devi capire che non è un gioco. Vedi, io... Um, devo lavorare ho da fare? Dai, si tratta di un investimento e sono sicura che piacerà anche a te la mia idea. Sai che se escono troppi soldi tutti insieme poi scoppia una guerra in casa con mia moglie. Ti ricordo che sono sposato, oh sì, con quella strega di Daniela, per favore, ti prego. Guarda, ho preparato anche la colazione. Chiama a tavola, tesoro. Beh, direi che qua è quasi la di pranzo, ormai va bene per te. Qualunque cosa, dimmi allora, hai detto che hai fatto delle ricerche? Sì, ho fatto delle ricerche, ma vieni, mangiamo qualcosa, accomodati. Vedi? Mi sono informata. Ovviamente, che gli serve il piatto, ragazzi, ci mancherebbe. E lui, e quindi? Siediti, te ne parlo subito. Eh, bene, ok, dimmi tutto. Ti prego, dimmi che non vuoi farmi investire in cibo spazzatura o cose del genere. E nemmeno quadri d'autore perché, guarda, poi uh, diventerebbe complicato, ripeto. Mm, mia moglie. Aiutare a recuperare una cattiva relazione con chi? Vabbè, no, 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 ragazzi, è una tragedia. Eh, mia moglie tiene d'occhio tutto quello che faccio, quindi lei a questo punto, ragazzi, eh, farà una conversazione profonda con lui, no? E gli dirà, forza tesoro, vai, vedi? La mia idea è molto semplice, tu sei un uomo di mondo del resto, no? Io voglio investire in me stessa, in te stessa tesoro, ma certo, sono una donna capace, ho talento, e ovviamente lo adulerà. Beh sai, non vorrei fosse una monnezzata un po' a questo progetto, la stilista, vedi io non sono molto pratico, non so, ma come tesoro, non credi in me, ma, ma certo che credo in te e lei farà una posa sexy, del resto... Sono una ragazza semplice con un sogno. Non vuoi aiutarmi a realizzare il mio sogno? Se decidi di amarmi, dovresti o sbaglio? Non è questo l'amore? Inoltre guarda, guarda come sei migliorato, guarda gli abiti che indossi. Ora sei un altro uomo e è stato tutto merito mio perché ho gusto, ho classe, capisci? E eh, tesoro, guardalo un po' lì con la catenina d'oro. Mm, sì, una, la morte sua proprio. Ehm... Mm, Forza, su, che sarà mai per te quattro spicci? Eh, certo, tesoro. Eh, e quindi lui... Mh, non so... Non so se è proprio il caso. Figuriamoci se questa sparecchia, ragazzi. E quindi, ovviamente, eh, sa come cercare di no? accalappiare il pollo. Notare la barra, ragazzi. Oh, ti prego... Poi faremo quel viaggio. Eh? Che è tanto tempo che mi hai chiesto di fare insieme a te. Te lo prometto, tu aiutami in questa cosa. Guardate lui, ragazzi, completamente nelle mani. Della nostra mirtilla. Tu aiutami a fare questa cosa e io ti prometto. Che ovviamente, ragazzi, eh, voglio dire. Sussurra seducentemente. Ti darò tutto quello che vuoi che ti piace Ora, quel simbolo delle manette Non voglio sapere cosa piace a Maurizio Non me ne frega un pero Però sì, la nostra ha dei metodi molto convincenti Quindi dai Servi un vassoio di bevande, ovviamente, tesoro e... e va bene Io sai che ho fiducia in te Per te farei qualsiasi cosa Hai bisogno di soldi Tutti i soldi che vuoi, tesoro Eh, certo Perché ora lui è molto flirtante Vieni, verso un drink, il tuo preferito, no? Ma sì, beviamoci su. Al nostro investimento, eh, certo, al vostro investimento. Sì, che è una bella idea, eh, ragazzi, sta cosa. Ve lo aspettavate che fosse proprio Maurizio Alberghini? Ad avere, mm -mm, no, eh, un intro Prendi una bevanda insieme Brindiamo con la nostra Martina Beviamo e... Ma potete brindare effettivamente ragazzi? Io mo... non lo so, sinceramente, vabbè Sbagliare la ricchezza, non tu magari, più lui Però, giusto per curiosità, ma si può Oh, fai un brindisi, eh, mi ricordavo che Facciamo un brindisi alla mia carriera Al mio futuro e al nostro amore, ovviamente. Certo, come no, tesoro. Come no? Tu sei la mia luce ed è solo grazie a te se riuscirò a realizzare il mio sogno. Ma certo, tesoro, per te questo ed altro. E ovviamente, eh, dopo aver bevuto... Come dire... bisogna in qualche modo, no? Ripagare. Secondo lei, il caro Maurizio. Datevi una mossa su, Maurizio. Caro? Ah, qua già, ok, perfetto. E eh, bene. Sì, vieni tesoro. Accomodiamoci qui. Io e te, tu e io. E quindi, sì, ragazzi. Ebbene, è proprio Maurizio Alberghini, ma come? Come avrà fatto Mirtilla? No? A far cadere nella sua rete Maurizio? Cosa sarà successo fra i due? Quando? Perché soprattutto? Cioè, Maurizio sta con Daniela che è una gran bella donna, voglio dire, ragazzi, no? Eh, diciamo che lo scopriremo, ma per ora possiamo fermarci qua. Con questo episodio. Se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo ragazzi che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, nonché anche, ovviamente, insieme, cioè, anche le mie playlist. Basta tesoro, se non ce lo fai secco non è proprio il caso. Basta. Quindi rilassatevi qua. Tesoro vuoi ucciderlo? Va bene, ok, come ti pare. Basta così. Oddio ragazzi. Oh. Smettetela voi due. Oh. Amoreggiate. Quello lo puoi fare. Baciarlo. fargli un massaggino. Fai tutto quello che ti pare. Ma basta così. Oh, dicevo ragazzi. Nella descrizione. Nel video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, nonché le mie playlist, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, andate non solo in tutti i loro canali a iscrivervi ragazzi, ma attivate la campanellina perché in questo modo e solo in questo modo vi arriverà una notifica ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale. Quindi non rischierete mai di restare indietro, di perdere qualche video. Insomma ragazzi, mi raccomando, campanelline attive. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione fra Martina e Maurizio. E scopriremo presto comunque ragazzi anche altri, perché Maurizio non è l'unico, diciamo che è quello principale. Quello che le permette di fare la bella vita è vivere qui, ovviamente, senza che la moglie sappia nulla, però ragazzi non è il solo. Più avanti scopriremo insomma... Io spero veramente che questo episodio vi sia piaciuto, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui lo guarderete. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete, sul Soul Simmers. E non...